Amici Trebimeteo, bentornati a questo nuovo aggiornamento del TG di Trebi. Diamo un'occhiata alla situazione al momento sull'Italia, soprattutto vediamo poi che tempo farà nel weekend e anche uno sguardo a settimana prossima. Cominciamo dall'immagine del satellite, eccola qua la nostra bella Italia con un bel sole da nord a sud, i sistemi nuvolosi si stanno muovendo alle alte latitudini e poi piegano verso i Balcani, richiamati da una zona di bassa pressione che tra poco vi mostrerò ancora attiva sul mare Egeo. Ebbene, nel corso di questo venerdì pomeriggio e sera delle nuvole dai Balcani riusciranno a raggiungere anche le regioni meridionali portando qualche breve piovasco, ma nulla di più da segnalare. Andiamo a vedere le precipitazioni a livello europeo con appunto questo centro di bassa pressione, vi dicevo, sul mare Egeo, particolarmente attivo, che riesce ancora a richiamare delle correnti fresche verso le regioni meridionali. Il grosso dei sistemi nuvolosi atlantici rimane comunque per il momento alle alte latitudini, non interessa l'Italia. Anche entrando più nel dettaglio, vediamo come nel corso del pomeriggio e della sera di questo venerdì in effetti qualche piovasco andrà a interessare le regioni meridionali, ma poi si allontanerà rapidamente. Durante il fine settimana non prevediamo precipitazioni significative da nessuna parte. Andiamo a vedere però la nuvolosità, perché qualche nuvola comunque di tanto in tanto passerà sull'Italia. Abbiamo detto che si vedrà qualcosa nella seconda parte di questo venerdì al sud e poi durante il fine settimana qualche velatura, come vedete, riuscirà a passare sulle regioni settentrionali, domenica coinvolgerà anche parte di quelle centrali, ma comunque, come vi dicevo, senza precipitazioni. E inoltre temperature piacevoli, anche se in lieve calo durante il weekend. Minime notturne sempre contenute al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale, massime però piacevoli. Certo, probabilmente non arriveremo a toccare i 20-21 gradi come sta accadendo negli ultimi giorni, però temperature che supereranno i 15 gradi, specie al nord e sul versante tirrenico. Chiudiamo con un accenno a settimana prossima, che vedrà una zona di bassa pressione posizionarsi sul Mediterraneo occidentale, ma lì rimarrà, al più coinvolgerà le nostre isole maggiori, quindi nel complesso grandi perturbazioni non ne prevediamo, temperature però leggermente più contenute per l'arrivo di aria un po' più fresca dall'est Europa. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto come sempre su trebimeteo.com.